Vi facciamo conoscere oggi, trovandolo per le strade di Taranto, un campione internazionale della marcia. Parliamo di Gianni Siracusa. A Taranto potremmo dire per sondare il territorio, ma reduce da una bella medaglia d'oro che ti ha dato una soddisfazione non indifferente, e al collo, oltretutto, hai anche quella del 2020 direttamente delle Olimpiadi di Tokyo. Certo, grazie della vostra intervento. Sono qui venuto per testare anche un po' l'aria e le sensazioni del mio fisico, dato che fra un mese ho i campionati del mondo in Finlandia, a Tampere, dove sarò con la nazionale impegnato sulla 10 e sulla 20, noti sia a livello individuale che a squadre. Normalmente la nazionale punta tantissimo, dato i problemi che ci sono in questo momento al mondo, le grandi squadre come la Russia, la Cina e la Bielorussia e altre squadre, c'è la possibilità di davvero ritornare a casa con un risultato molto importante. Sono reduce 2 settimane fa del titolo europeo sulla 10 km a Grosseto. Insomma, mentre chi si appresta o è già nel pieno delle proprie ferie, tu ti alleni alacremente. Perché? Che cosa ti porta la passione? Sì, sicuramente la passione e poi gli impegni che hai con gli sponsor, gli impegni con la nazionale, gli impegni della società. Stamattina mi sono allenato, ho trovato delle belle sensazioni, sono in forma.